19 punti all'ordine del giorno nella seduta del Consiglio Comunale convocato ieri sera nella città di Latiano. Dopo le comunicazioni del sindaco, la relazione dell'assessore all'urbanistica in merito alla riqualificazione dell'area di Via Roma ex biblioteca. La questione principale che volevamo affrontare nel Consiglio è la riqualificazione di Via Roma, dell'area dell'ex biblioteca e la restituzione ai cittadini di un pezzo del territorio ormai degradato. Da 30 anni lo stabile dell'ex biblioteca e il giardino retrostante si trovano in una situazione di degrado, infestate da topi, erbacce e immondizie. Vogliamo porre fine a tutto questo e cercare tramite uno studio di fattibilità e la riqualificazione urbanistica della zona di restituirla ai cittadini. Abbiamo intenzione di realizzare una piazza, delle aree verdi e una galleria commerciale in modo che a Latiano venga restituito quel centro che ormai ha perso da decenni. Dall'opposizione la richiesta di rinvio dell'argomento subito respinta dalla maggioranza. Ma guardi, le opposizioni loro interezza hanno fatto una richiesta di rinvio motivandolo su tre punti fondamentali. Uno era quello di poter osservare la regolarità di quello che impone il nostro statuto comunale, perché argomenti di quella rilevanza non possono non essere filtrati dalle consulte del forum cittadini. Le aree di Via Roma, che vorrei ricordare a me stesso, furono acquistate dall'amministrazione Caniglia per oltre 1 miliardo, hanno una valenza per il territorio di Latiano impressionante. Dovrebbe essere in quelle che erano le linee programmate di tutti i sindaci che si sono succeduti negli ultimi 10 anni il punto di eccellenza a livello urbanistico e sociale del comune di Latiano. Secondo luogo, che dire, noi avevamo chiesto che l'atto ritornasse nella commissione consigliare apposita per poterlo meglio valutare. In terzo luogo, non ci convince lo studio di fattibilità, perché lo studio di fattibilità che è stato realizzato dall'assessore, sicuramente in buona fede, è una scatola chiusa e vuota, non dà lumi di quello che sarà l'impatto sulle aree commerciali di Latiano, non dà lumi su quali potranno poi essere quali le procedure per poter realizzare quell'obiettivo. Sarà un progetto di finanza derivata? Non si sa. Finanza di progetto, coinvolgimento del privato? Non si sa niente di niente, quindi avremmo gradito essere maggiormente coinvolti e resi partecipi delle decisioni che in buona sostanza andranno a modulare, a rendere il corpo più funzionale l'intero assetto urbanistico del Paese. Dopo le dichiarazioni di voto, la proposta di ripristino delle originarie previsioni del programma di fabbricazione sull'area di Via Roma è stata approvata con 11 voti favorevoli e 7 contrari.